tema rifiuti sembra un tema centrale quando si parla di ecomafie. E la nostra regione è tra le peggiori a livello nazionale per raccolta differenziata. È un business, quindi anche in Toscana questo, la gestione, diciamo, malsana e malavitosa del ciclo di vita dei materiali. È un grosso business. Pensate che Gaetano Vassallo, un imprenditore legato ai Casalesi, ora pentito, più volte inquisito e sempre assolto, però ora collabora con la magistratura, dice che la Toscana era il bancomat dei Casalesi. Cioè, quindi lui puntualmente ogni inizio del mese arrivava in Toscana e riceveva dai 700 ai 900 milioni di lire in contanti. Quindi è evidente che il business non l'hanno fatto solo i camorristi. E adesso comunque nel campo dei rifiuti ci lavorano un po' tutte le mafie. Però i primi, quelli che hanno avuto questa intuizione sono i camorristi, i casalesi in particolar modo. Ma il business l'hanno fatto anche gli industriali, che sono quelli che non pagano mai, perché i casalesi, i camorristi probabilmente sono andati anche a finire in carcere, ma gli industriali non ci andranno mai, soprattutto perché quelle indagini, quei processi per i loro reati andranno tutti in prescrizione.